quello che è successo in questa gara nervosissima, partenza regolare con Durksen, vedete che Mini non è partito bene, ma anche Francesco Pizzi è partito malissimo ed è stato risucchiato dal gruppone centrale, quindi ha perso tantissime posizioni. La prima curva, a parte uno svarione da parte di Leo Fornaroli, che vediamo qui inquadrato, passa liscia per tutti, invece c'è questo grande patatrac che coinvolge alla fine, coinvolge 4 vetture più altre 3, quindi 7 vetture. Si riparte con Durksen che inganna tutti quanti, poi Bernier, vedete, compie un errore, ecco, va a toccarsi, potrebbe essersi toccato con la vettura, non vogliamo, potrebbe essere stata quella di Sebastian Montoya o di Anda Alkubayashi. Si riparte ancora una volta, ci sono delle bellissime lotte soprattutto nelle posizioni centrali del gruppo, qui c'è l'azione di forza di Pietro Deliquanti su Dino Beganovic, che vedete tenta di resistere all'esterno, mette le ruote sulla sabbia, le sporca, è costretto ad alzare il piede dell'acceleratore, mentre Joshua Durksen a suon di giri più veloci domina tutto il lotto e Gabriele Mini con relativa tranquillità. Jack Crawford, Oliver Bierman, ecco Joshua Durksen, pilota paraguagio, chiare origini tedesche, ragazzo che già l'anno scorso si era messo luce, alle lunghe era salito sul podio, poi si era ripetuto per un certo, ovvero Johnny Edgar, eccolo qui alla seconda stagione in Formula 4, alla prima stagione in Formula 4, un altro podio per lui, Gabriele Mini e Joshua Durksen,